Buongiorno a tutti, io sono qui a nome dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, che è il tentativo di riuso della storia di tre centrali cooperative, Lega Coop, Cooperative e AGC, che hanno deciso di costituirne una unica. E quindi riusiamo la nostra storia nel tentativo di farne una nuova. Da questo punto di vista coglierei l'ultima sollecitazione, dice: ma abbiamo un tema che riguarda le imprese e abbiamo un tema che riguarda le persone. A noi è venuta la curiosa idea che le persone potrebbero fare delle imprese e così avremmo in qualche modo connesso e collegato i due problemi. Questa è un po' l'idea sulla quale vorrei con voi riflettere, perché certamente, e su questo debbo a nome di tutti i cooperatori ringraziare chi ha lavorato a costruire questo evento, questo momento di confronto, per noi le proposte che sono state elaborate saranno uno strumento di lavoro, perché cercheremo di agire o di far crescere l'esperienza cooperativa in coerenza con molte di queste idee. Quindi le condividiamo, cercheremo di renderle sostanzialmente praticabili e coerente realizzazione di un'idea condivisa. E detto questo, per quello che ci riguarda, noi pensiamo che tutta questa vicenda della green economy sia naturalmente, come tutti ci diciamo, prima di tutto un tema di cultura, di pensiero, di modo d'essere, di comportamenti che producono anche degli effetti economici, imprenditoriali, ma le due cose ovviamente girano in maniera connessa. Bene, noi pensiamo che questa questione possa avere una specifica declinazione attraverso un meccanismo per cui i cittadini diventano protagonisti, diventano attori, e quando dico protagonisti non lo dico come volontari, come cittadini che votano, lo dico come cittadini che anche nel fare impresa si assumono la responsabilità di essere parte attiva in questi processi. Non è qualcosa di nuovo, qualcosa che sta succedendo da moltissimi anni in moltissime parti del mondo. Negli Stati Uniti d'America la distribuzione elettrica è gestita per una grandissima quota da cooperative elettriche. In Argentina è la stessa cosa, sta capitando in India, potrebbe capitare in Italia. Io credo che questo sia un tema che va affrontato, perché se noi potessimo far giocare tre giocatori anziché due, avere certo lo Stato, le istituzioni, la parte pubblica che deve fare il proprio mestiere, la propria parte, noi non abbiamo assolutamente nulla da ridire, anzi pensiamo che ci sia un protagonismo del pubblico da questo punto di vista, e dall'altra parte le imprese che gestiscono servizi, che realizzano reti, che producono beni. Ma se insieme a questi due soggetti entrasse in campo in maniera più forte di quanto non l'abbia fatto fino ad ora il cittadino utente, il cittadino consumatore, che tutela i propri diritti e i propri interessi non solo attraverso meccanismi di rappresentanza ma attraverso meccanismi imprenditoriali, cioè organizzando imprese che fanno le cose, che realizzano i servizi. C'è stato il referendum sull'acqua e si discuteva l'acqua del sindaco o l'acqua della multinazionale, questo era un po' il discrimine. Noi cooperatori abbiamo per un po' di tempo continuato a farci la domanda: e perché non ci potrebbe essere l'acqua dei bevitori dell'acqua? E perché potrebbe essere la terza possibilità, che non annulla né la prima né la terza, ma che apre un pluralismo di risposte che rende più efficiente il mercato, perché se possiamo scegliere su tre opzioni anziché su due, probabilmente quel mercato sarà influenzato positivamente dal fatto che quei soggetti intervengono in questo modo. È chiaro che, ad esempio, il consumo di energia è un consumo puntuale per i cittadini e ci vuole un aggregatore se vogliamo che quei cittadini possano sul mercato comprare in maniera competitiva l'energia. Oggi è chiaro che è un punto importante che ci siano più venditori, quindi che ci sia una pluralità di offerta, ma se ci fosse qualcuno dall'altro lato che aggrega la domanda e discute con chi vende, beh, probabilmente il punto di efficienza migliorerebbe. E di questi esempi se ne possono fare molti. Io penso che questo sia un terreno interessante sul quale provare a lavorare, immaginare con un po' di fantasia risposte. Ma guardate che la stessa cosa la possiamo fare e l'abbiamo fatta già.
ad esempio sul piano della produzione dell'energia. Noi abbiamo molte esperienze in Italia di realtà cooperative realizzate tra cittadini che hanno montato il pannello fotovoltaico sul loro tetto, ma non l'hanno fatto da soli, l'hanno fatto in forma organizzata, in forma imprenditoriale. Si sono associati in una cooperativa la quale ha comprato collettivamente, ha trattato collettivamente il credito, fa la gestione delle manutenzioni in termini comuni e che ha anche deciso, guardate, c'è un caso bellissimo a Melpignano, dove è stata costituita la prima cooperativa di comunità in questo senso, dove quei cittadini hanno deciso che il vantaggio singolo sarà la riduzione di costo dell'energia autoprodotta e autoconsumata, ma ammortizzato l'impianto, se avranno delle marginalità, quelle marginalità non verranno ridistribuite tra i soci, ma rimarranno in quella cooperativa che le destinerà ad un vantaggio di tutta la comunità. Quindi a quel punto abbiamo non solo realizzato un'efficienza sul piano di aver fatto l'impianto al meglio, di aver gestito insieme una scelta comune, ma di avere delle risorse che potranno essere usate per nuove iniziative in senso comunitario. Bene, io credo che questa idea di comunità che si organizza e fa impresa sia qualche cosa sul quale noi dobbiamo provare a pensare. Guardate che non è un'idea originalissima, eh? In giro per il mondo questa questione la stanno discutendo in lungo e in largo. Potremmo citare vicino a noi, l'Inghilterra oggi discute e lavora in termini molto forti su questo versante. Io peraltro posso dire che a me è piaciuto molto a suo tempo l'attuale Premier Cameron, che nel suo programma elettorale aveva messo un punto simpatico che diceva: se una comunità vede a rischio i servizi essenziali, aperta la parentesi, ufficio postale, virgola, pub, e il fatto che un Premier dica che il pub è un servizio essenziale a me è diventato subito simpatico, però su quella base ha detto quella comunità può chiedere di autogestirsi quel servizio. Io credo che questo sia un tema sul quale abbiamo ragione di pensare, ragione di lavorare, perché altrimenti noi ci troveremo con dei buchi dove lo Stato non ci arriva, dove il mercato decide di non andarci e avremo dei cittadini che non avranno i servizi e noi abbiamo bisogno invece di fare in modo che quei servizi vengano erogati anche in quelle realtà, altrimenti la gente di lì se ne va, le piccole comunità, i piccoli comuni, i luoghi più lontani. Poi ci arriva una frana sulla testa e tutti scopriamo che abbiamo abbandonato il territorio. Ma il territorio non lo abbandoniamo se chi vive lì ha la possibilità di averci i servizi per vivere, altrimenti ognuno di noi deciderebbe di abbandonarlo, quell'ambiente, perché non avrebbe le condizioni di vivibilità congrue. E allora noi dobbiamo provare ad immaginare che ci sia questa pluralità di forme che consente questa risposta. Detto questo, solo due altre considerazioni. Una sul piano dell'esigenza, ne abbiamo già parlato in sedi diverse, noi pensiamo che sia necessario fare un grande lavoro sul versante dei giovani, delle giovani generazioni. La green economy è un'opportunità importante anche di lavoro, di nuova idea, di nuovo modo di pensare il lavoro. Bene, da questo punto di vista noi pensiamo che si potrebbe immaginare un'idea di servizio civile in ambito ambientale, in ambito di efficientamento dei consumi energetici, di qualificazione di questa esperienza. Noi possiamo dire una cosa: noi abbiamo utilizzato il servizio civile nelle cooperative sociali, un terzo dei ragazzi che hanno fatto il servizio nelle cooperative sociali sono rimasti a lavorare in quelle cooperative. Noi pensiamo che si possa fare qualcosa di analogo in questo contesto, perché persone che imparano questo mestiere, che alzano la loro sensibilità sul piano culturale su questi temi e possono trovare un'opportunità di lavoro, credo che sia una opzione su cui bisognerebbe lavorare, progettare, pensare. Noi pensiamo che questo sia una possibilità. Da ultimo vi voglio raccontare un piccolo aneddoto, perché è, dal mio punto di vista, la fotografia del potenziale che c'è. Recentemente ho visitato una piccola cooperativa nella zona in Piemonte, dalle parti di Cuneo, che ha deciso di riutilizzare i tappi di sughero. Li raccoglie, li rigenera, li tratta e ne realizza dei pannelli fonoassorbenti e oggi stanno lavorando a vernici fonoassorbenti.
è una piccola cooperativa, ha 10-12 soci lavoratori, una cooperativa sociale di persone che avevano problemi con l'alcol, che avevano problemi con le droghe, che hanno fatto percorsi complicati. Oggi vivono, lavorano e si mantengono con il proprio lavoro facendo questa cosa. Bene, a me questa sembra, come posso dire, la rappresentazione plastica evidente che a partire da un tappo di sughero che non serve a un fico, è un ingombro e non sai neanche dove metterlo, se ci applichi un po' di testa può venire fuori una cosa meravigliosa, che è la dignità del lavoro di persone che quel lavoro non avrebbero mai avuto. E allora se noi abbiamo la sensibilità, la pelle sottile, la cultura e l'attenzione a immaginare tutte le soluzioni che possiamo realizzare lungo questa filiera, noi siamo in grado di costruire una risposta interessante, vicina ai bisogni delle persone a partire da una grande idea. Vi ringrazio per la vostra attenzione.